Nella nostra quotidiana ricerca della felicità dobbiamo capire come rimanere sereni nonostante tutto. Ci sono delle sfide, dobbiamo affrontarle anche se non vogliamo affrontarle. La vita sulla Terra, in forma fisica, ci porta a dare delle risposte. Ci troviamo coinvolti in sfide, grandi e piccole, anche se non lo vogliamo. E allora, per rimanere sereni nonostante tutto, vediamo che cosa puoi fare tu. È soltanto una questione di tua disposizione mentale. Partiamo da questa considerazione. Che cosa ti impedisce di essere sereno? Magari la prima risposta che dai è qualcosa che tu vedi all'esterno. Pensi che ti manca la serenità perché hai dei nemici, perché c'è qualcosa che è contro di te. Eppure c'è un altro livello di comprensione. Se permetti, ti suggerisco che ciò che ti impedisce di essere sereno è la tua incapacità di gestire la tua vita. Quindi sei tu e il tuo livello di abilità nel gestire la vita che determina la serenità. Se permetti, ti descrivo tre situazioni, vediamo qual è il comportamento più conveniente. Supponiamo che uno ti faccia un torto grande o un torto piccolo. Non importa, è un torto grave per te, qualcosa che ti dà veramente fastidio. Se non sei abile nel gestire la tua vita, ti arrabbi, subisci il danno, non sai scorgervi la lezione utile per te, sei veramente arrabbiato, veramente dispiaciuto, subisci il torto tutte le volte che pensi a quel torto e magari ci pensi per anni e anni. Invece, se sei abile nel gestire la tua esistenza, ti domandi perché l'altro non capisca di farti un torto e come puoi portare l'altro a capire il vantaggio di non farti quel torto. Cioè, se tu sei abile nel gestire la tua esistenza, cominci a impostare la situazione in cui tu hai subito un torto in un altro contesto. Una situazione in cui ci sono dei vantaggi per te, perché non subisci torti da parte di quella causa, di quella persona, e perché tu crei delle situazioni nuove che fanno capire a quella persona che ha dei vantaggi quella persona se non ti crea dei torti. Questo è un altro modo di affrontare la situazione. Per arrivare a capire in che modo puoi creare dei vantaggi in una situazione che ti procura un torto, devi essere più abile nella gestione della tua esistenza, nel tuo autocontrollo, nel tuo addestramento, nella tua disciplina mentale. Vediamo un'altra situazione. Supponiamo che te la prendi perché hai subito un torto. Il torto l'hai già subito, il danno c'è già stato, ma tu te la continui a prendere e insisti a prendertela e ci stai malissimo. Vai in giro, racconti di questo torto, pretendi di essere la vittima, pretendi di essere riconosciuto come l'eterna vittima. Che cosa puoi fare? Se non sei abile nel gestire la tua esistenza, arrivi alla conclusione che la colpa di quello che è successo è dell'altro e che se l'altro non ci fosse, tu vivresti bene. Sei anche convinto di questo, siccome ti sei autosuggestionato, hai dimenticato il tuo valore di essere umano, la tua potenza di essere umano e hai deciso di assumere l'identità della vittima. Ti piace molto piangere in pubblico e farti compatire, e poi tra una lacrima e l'altra stai lì a sbirciare per vedere se le tue parole da vittima hanno avuto effetto. Se tu fai questo, non sei abile nel gestire la tua esistenza. E in questa commedia in cui tu saresti la vittima, una commedia che hai inventato tu per qualche tuo strano giro mentale, arrivi alla conclusione che la colpa del tuo dolore dipende da un'altra persona, da un'altra condizione su cui tu non hai controllo, e arrivi anche a dichiarare che se l'altra persona non ci fosse, tu vivresti bene, che se tu non avessi dei nemici, tu vivresti bene. Questo è quello che pensi se non sei abile.
e sei convinto che sia la risposta giusta. Invece, chi si porta a un altro livello di consapevolezza la vede diversamente. Infatti, se sei abile nel gestire la tua esistenza, capisci che l'altro commette torti perché tu permetti che in questa società vengano commessi degli errori e non li previeni. Facciamo degli esempi pratici. Sei stato aggredito perché c'è la malavita. Allora tu pensi di essere una vittima della malavita soltanto nel giorno in cui sei aggredito tu. Prima non ci pensavi. Prima permettevi che esistesse la malavita. Dicevi, boh, ci penserà qualcun altro a risolverla. Oppure supponiamo che tu prendi una malattia perché non sei stato attento alla cura del tuo corpo e arrivi alla conclusione che la colpa è di quell'altro che ti ha infettato. In realtà, fino a quel momento, tu non pensavi a prevenire quella malattia e nemmeno altri tipi di malattie. Tu permettevi che ci fossero dei contagi. Anche in quel caso tu dicevi, boh, ci penseranno gli altri. Quindi non eri responsabile delle situazioni. Permettevi che in questa società venissero commessi degli errori e non li prevenivi. Oppure, se hai l'abitudine di presentarti come una vittima, fino a un certo punto approfittavi delle situazioni. Ti piaceva frequentare qualcuno che ti sembrava furbo e speravi di avere una fetta della torta. Poi le cose non sono andate come tu speravi. Il tipo, che era più furbo di te, si è portato via tutta la torta e allora tu arrivi alla conclusione che la colpa è sua se tu vivi male. In realtà, se tu sei abile nel gestire la tua esistenza, capisci che l'altro si è portato via la torta perché tu l'hai permesso. E se sei veramente abile, ti domandi: ma che ci facevo io insieme con uno che vive per portarsi via le fette di torta? Vediamo una terza situazione per farti capire come rimanere sereno nonostante tutto. Supponiamo che ti viene da lamentarti contro qualcuno. Sei molto invidioso, molto offeso e quindi ce l'hai veramente contro qualcuno. Se non sei abile nel gestire la tua esistenza, decidi di combattere quella persona, apertamente o di nascosto. Questo dipende dal tuo livello di etica. Se tu sei una persona leale, combatti apertamente i tuoi nemici, dici quali sono i tuoi nemici. Oppure, se sei abituato a fare la vittima, probabilmente fingi anche dei sorrisi per apparire simpatico. Magari detesti il tuo capufficio, ma fai finta di sorridere quando lo vedi. Magari hai tradito il tuo coniuge, ma fai finta di sorridere quando lo incontri in casa. Di fatto ti lamenti contro quella persona, quel capufficio, il tuo coniuge, oppure il capo del governo che nemmeno conosci, ma tu hai deciso che devi lamentarti. E così, se non sei abile, la tua decisione è un combattere, è odiare, è andare contro quella persona apertamente, oppure, se sei proprio conciato male, di nascosto. Invece, se tu ti porti a un livello di consapevolezza superiore, se tu sei abile nel gestire la tua esistenza, assumi il comando della situazione, coinvolgi persone di valore e crei le condizioni per evitare che in futuro ci siano ulteriori errori. Ti faccio un esempio. Ti viene da lamentarti contro la criminalità. Benissimo. E allora, se sei abile, assumi il comando della situazione. Stimola le autorità, crea dei comitati affinché la popolazione si renda conto che occorrono delle risposte individuali per combattere la criminalità. Coinvolgi persone di valore e crei nuove condizioni per evitare che in futuro ci siano ulteriori crimini. Se ti accorgi che il paesaggio è devastato dall'inquinamento, assumi il comando della situazione, coinvolgi persone di valore e crea delle situazioni che risolvono l'inquinamento. Questo vale per qualsiasi problema, anziché stare lì a lamentarti. Se tu sei una persona abile nel gestire la tua esistenza, assumi il comando della situazione e crei delle condizioni vitali.
Quando tu fai tutto questo, rimani sereno, nonostante tutto, perché ti assegni una missione etica, perché tu sai di essere importante e quindi ti porti a un livello superiore. Ecco che cosa puoi fare per rimanere sereno nonostante tutte le sfide della vita, nonostante tutti i problemi che ti colpiscono, ti coinvolgono, anche se tu non lo vuoi. Se tu sei abile nel gestire la tua situazione, la tua esistenza, assumi il comando della situazione, coinvolgi persone di valore e crei le condizioni per evitare che in futuro ci siano ulteriori errori nella tua esistenza, nel tuo ambiente e su questo pianeta.